quindi di qui la ragione proposta non sta cercando nessuna risposta, ma qua tutti i territori umani, la parte di chi ha la questo si va, e ragazzi è un tempo che mi viene mostrato una volta è deciso di farlo di umani, perché non si sia fatto parlare di umani, non si sia suono, cultura di umani, cultura di pace, coraggio di guerra, coraggio di vivere su questa terra, di vincere qui questa nostra battaglia, perché quando il mondo si fa militare, non si dica soltanto amare, ma più si deve chiedere questo che sia il mondo, ma le dare a più umano, la gente deve chiedere. Con una particolare attenzione a dire che ancora oggi sono le società sociali, donne e uomini.
associazione è iscritta in due registri depositari della prefettura, uno dei quali è con i due organismi che si occupano di esposizione e usura. Proprio il giovedì scorso sono stati convocati in prefettura dalla commissione parlamentare a un tavolo tecnico proprio per sancire quello dei nuovi passi di contrasto a questi nuovi di usura dell'area. È una questione molto importante. I numeri internazionali, che poi lineiamo con quello che è un focus regionale e anche locale, ci dicono che in questi due anni molto particolari dovuto al fenomeno del Covid, l'usura è scesa del 2% e le azioni di racket del 7,9%, ma allo stesso tempo il Ministero dell'Interno, nello specifico il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ci chiede di fare attenzione a quelli che sono e quelli che potrebbero essere gli interessi principali legati ad esempio a questi nuovi finanziamenti per la risalita a causa del Covid. Allora, come vedete, la criminalità organizzata si intreccia tra i tessuti sociali, tra... Cosa c'è? Sento un eco, è colpa mia? È colpa mia? Cerco di riprendere il discorso, quindi stavo dicendo, quindi che... grazie, grazie Presi. La presenza della criminalità organizzata si intreccia con i tessuti sociali e si declina a quelle che sono le attività di finanziamento. Cosa facciamo noi nello specifico della questione del racket e dell'usura? Innanzitutto rivolgiamo l'accoglienza delle vittime, accoglienza legale e psicologica, perché per una vittima denunciare è un passo che richiede importanza. Allora la nostra associazione si pone da trade union tra quelle che sono tra quelle che appunto l'accoglienza della vittima ed il trade union con quelle che sono le istituzioni, con quella che è la magistratura, proprio affinché la vittima si senta protetta da questo contenitore di esperti che possa essere in grado di orientare alla denuncia e sostenere la vittima durante l'intero percorso della denuncia. Oggi siamo qui per affrontare un argomento molto complesso, che è quello della criminalità organizzata anche estera, perché la preside ci diceva che molti di voi sono impegnati in diritto internazionale. Allora, quanto è importante coniugare questi dati con un focus locale, regionale, nazionale ed anche estero? È importantissimo. I dati che ci provengono dal Global Report, posso andare avanti? I dati che ci provengono dal Global Report ci fanno capire come la presenza capillare sul nostro territorio anche di una criminalità organizzata estera lascia presagire delle dinamiche criminose che si coniugano con i nostri clan mafiosi. Addirittura pongo soltanto alcuni esempi perché l'argomento sarà significativamente approfondito dal procuratore. Addirittura, ognuno di loro, tra virgolette, celle, passatemi il termine, per un'attività specifica. Non so, vi faccio soltanto qualche esempio. Per esempio, quando parliamo di criminalità albanese, soprattutto i dati della DIA ci dicono che essere concentrati sullo spaccio di stupefacenti. Quando parliamo della criminalità cinese, la prima cosa che i dati che emergono sono quella dell'immigrazione clandestina, del lavoro in nero. Altri dati della DIA ci dicono come la criminalità rumena sia concentrata soprattutto sullo sfruttamento della prostituzione e la tratta degli esseri umani, quella sudamericana sulla diffusione di stupefacenti, la cocaina, e quella nigeriana, che è quella più complessa, con il quale abbiamo aperto un dialogo col Centro Studi di Legalità e Giustizia di Roma, perché stiamo cercando di approfondire, è tra tutte definita quella più tribale e feroce, perché le stesse vittime della mafia nigeriana, che si concentra sulla tratta degli esseri umani, la schiavitù e la prostituzione, le stesse vittime hanno terrore a denunciare per il fatto
fatto che le stesse vittime sono circuite e manipolate da azioni pseudo religiose attraverso questi riti che pongono in una sudditanza la persona, imbrigliandola in idee del tipo: se non fai quello che ti diciamo, a proposito di questo rito, la tua famiglia, uccideremo la tua famiglia anche a distanza. Ecco, quindi è una delle criminalità, una forma di criminalità più subdola che mette che circuisce la psiche dell'individuo. Allora, dopo aver fatto questo breve accenno e questa breve introduzione, credo che il procuratore sia pronto, e siccome è un ospite... Ah, ancora un minuto, allora lo prendo io questo minuto, d'accordo, d'accordo, con molto piacere. Ecco, vi esponevo questo quadro della criminalità organizzata. A cosa ci serve questo quadro della criminalità organizzata? Dopo la mia prima laurea, qui ormai stiamo parlando di 100 anni fa, io mi sono specializzata a Roma in criminal profiling. Qual è l'approccio criminologico? L'approccio criminologico è quello della osservazione del fenomeno. L'osservazione del fenomeno, l'analisi dei dati, ci permette di fornire una biografia dell'azione criminosa, quindi una diagnosi, per così dire, per approcciarci ad una prognosi, cioè considerare quegli indicatori predittivi che possano mostrarci un quadro chiaro sulle dinamiche criminose. Questo ci serve perché ai tavoli tecnici, proprio partendo dallo studio del fenomeno criminoso, si può poi passare a quelle che sono le strategie di intervento mirate, no? Cucite addosso a quella che è la questione diagnosticata, no? Per la quale se n'è ritagliata una biografia. Al momento... passo la parola all'ispettore Costa. Grazie tante per la vostra attenzione, ragazzi. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi ragazzi. Preside, grazie per l'ospitalità. Anche ringrazio anch'io il signor procuratore per essere qui, perché naturalmente è pieno di impegni e ci ha onorato della sua presenza dedicandoci queste 2 ore. Ringrazio i professori anche qui presenti, ringrazio i ragazzi del servizio civile che stanno completando con noi un percorso sulla legalità. Io mi alzo un pochino perché preferisco un pochino stare in piedi, no? Forse però non mi vedono gli altri ragazzi, mi devo sedere, mi dispiace. Volevo un attimino mettermi vicino a voi. Allora, vi racconto brevemente la mia storia. La mia storia, parecchi di voi la conoscono. Io sono Giuseppe Agosta, sono il figlio di Alfredo. Mio papà è stato ucciso il 18 marzo del 1982 a Catania ed è la prima vittima di mafia di Catania. La prima vittima lo vedete dietro il carcere, dove ci sono tutti i murales raffiguranti. Passando si va, perché la prima, perché si va per data. Infatti iniziamo dal 1982. Io avevo solo 7 anni. Di mio papà non ricordo molto. Ricordo solo 3 cose in particolare, che dico sempre. Quest'uomo lavorava al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri al tribunale di Catania, pertanto noi abitavamo in un palazzo dove c'erano tantissime forze armate dell'ordine, però quando mio papà mi accompagnava a scuola, a me che ero piccolino, era sempre in giacca e cravatta, gli altri erano in divisa, e quindi io salutavo una buongiorno maresciallo, segui maresciallo, e io giustamente non capivo, no, perché gli altri avevano la divisa e lui no, e poi dissi: mamma, ma papà è maresciallo, insomma, io, perché giustamente volevo vederlo in divisa, fin quando poi non arrivò un alto in grado e mio padre si è dovuto mettere in divisa con questa spada. Insomma, io mi innamorai di questa figura, di quest'uomo. Il secondo aspetto che io ricordo di mio padre è che noi
nel dicembre del 1981 avevamo una Fiat 127 gialla. Voi neanche sapete di che auto sto parlando, però era un'auto che all'epoca era un'utilitaria, ecco, chiamiamola così, e percorrevamo via Carlo Marx, che era una strada che collegava Catania con Mister Bianco, e siamo stati avvicinati lateralmente da due moto. Però la cosa assurda, sapete cos'è? Che all'epoca, nel 1980, o anni più, anni meno, magari i vostri professori se lo ricorderanno, nessuno, non c'era l'uso del casco, non era obbligatorio. Però questi qui avevano tutti e quattro i caschi integrali. Ecco, la cosa che mi colpì fu proprio quella, e queste moto abbastanza rumorose. Però c'è da dire che all'epoca la criminalità organizzata non uccideva in presenza di donne o bambini. L'altro aspetto che io ricordo è che noi andavamo con mia mamma a trovare mio padre al tribunale, quindi prendevamo il pullman, scendevamo e facevamo i compiti presso questo nucleo di polizia giudiziaria. Noi ci sedevamo in queste scrivanie, insomma mio papà ci seguiva pure. Pensate che questi uomini tutti lavoravano 12 ore al giorno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera. E non c'era il lavoro straordinario, lo facevano come attaccamento alla divisa, attaccamento allo Stato, come servizio. E questa è una cosa di cui io tengo tantissimo a dirvi. In quell'epoca, come ha detto la Presidente, dottoressa Bifera, a Catania era invivibile. Vi erano centinaia di morti ammazzati per strada. È stata paragonata, pensate, alla Chicago degli anni 20-30, Catania. Però non vi erano i rilevatori ambientali, non avevamo i telefonini, non avevamo nulla. Questi uomini andavano avanti a informazioni o confidenti, insomma, informatori o confidenti, quindi dovevano attingere da loro per creare e costruire i vari clan. Quindi c'erano i Santa Paola, c'erano i Cappello, c'erano i Cursoti, insomma tutti i clan che si ammazzavano tra di loro, no? Non pensate che Catania è come la vedete adesso? Assolutamente, non esistevano pub, non c'erano discoteche. Le prime discoteche sono nate dopo, negli anni 90, attenzione, fine anni 80, quindi inizi anni 90, dove c'erano poi cominciò ad esserci il Macintosh, i pomeriggi giovani e via discorrendo, no? E vi erano, pensate, io ho vissuto l'epoca, e penso che anche i vostri insegnanti se lo ricorderanno, dei fermi. Cioè quando noi scendevamo a Catania anche col pullman, a me una volta hanno tolto lo swatch, a un mio compagnetto hanno tolto le scarpe, le Stan Smith gliele hanno tolte, perché erano 15-20, si attorniavano e ci levavano i soldi, lo swatch, le scarpe. E se tu tornai scalzo a casa, insomma, questa era invivibile, era un qualcosa di spaventoso. Ecco l'era dei falchi, poi che arrivò, erano dei poliziotti che camminavano in moto e che quindi cominciarono ad un certo punto falchi e poi i lupi dei carabinieri a mettere ordine a Catania. Io non mi voglio adesso dilungare più di tanto, perché diamo la parola anche al procuratore, però voglio concludere dicendovi una cosa. Io ammiro molto il lavoro che fanno i professori, i dirigenti scolastici, perché inconsapevolmente loro combattono la mafia quotidianamente. La mafia ha paura della cultura, al di là del tipo di insegnamento che uno vi può trasmettere. Sappiate questo, che non troverete mai o pochissime volte un pusher, una sentinella che abbia un diploma. Al massimo hanno la terza media presa serale, la licenza media classica. Possiamo andare là. Ma la mafia ha paura della cultura, quindi un plauso va a loro. Grazie. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Francesco Puleio, sono procuratore aggiunto qui alla Procura di Catania
e mi occupo di criminalità organizzata e in particolare delle indagini che riguardano il clan cosiddetto criminale di Cosa Nostra. Sono particolarmente contento di essere qui in mezzo a voi perché, come ho avuto modo di dire alla dirigente e anche alla vicepresidente, io mi sono formato in questa scuola, mi sono maturato sul finire del secolo scorso, nel 1978. Anche i miei figli si sono diplomati qui e adesso inseguono il loro destino per le vie del mondo. Uno è a Barcellona, un'altra è a Pisa, una è a Roma. Tutti e tre sono, diciamo, avviati, anche se purtroppo sono andati via da Catania. Quindi per me è un motivo di felicità poter tornare, sia pure per pochi momenti, indietro nel tempo. Fra i miei ricordi più belli ci sono ancora non soltanto le gite scolastiche, i campionati intersezione che facevamo qui al liceo, ma anche proprio i giorni di scuola, i compiti in classe e quei momenti di condivisione con i compagni. Come diceva il poeta, la felicità non ha volto ma ha soltanto le spalle, perché noi la vediamo quando se ne va via. E così è per questi ricordi del tempo di scuola. Allora, io ho preparato qui una presentazione che chiedo al tecnico di fare partire, se riusciamo, condividendo lo schermo. Ci siamo? Allora, vediamo un attimo se mi riesce. Eccola, va bene. Sì. Si vede, potremmo forse farla ancora più grande, probabilmente. Ecco, sì, così. No, no, vabbè, ma questa così è tutto schermo. Benissimo. Allora, mi è stato chiesto di affrontare l'argomento della criminalità organizzata straniera in Italia e quindi io ho cercato di preparare una scheda che potesse servire ad affrontare questo argomento. No, non gira col telecomando, vediamo così. Vabbè, possiamo andare avanti con la presentazione, può girare là, ecco. Sono già andato avanti, però non lo segue evidentemente, non segue il telefono. Sì. Allora, qui ho ricordato quella che è una frase che ci è rimasta dalla memoria di Giovanni Falcone, che è stato un magistrato molto impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, qui in una foto ormai divenuta famosa, con Paolo Borsellino, suo amico, suo collega, che ha condiviso con lui e con gli uomini della scorta e con la moglie di Giovanni, Francesca Morbillo, la sorte criminale che è stata decisa per loro da persone pericolosissime che avevano in quel periodo storico deciso di dare un attacco allo Stato. Si tratta di vicende molto complesse, ormai molto lontane nel tempo. Io cercherò brevissimamente di riassumere qualcosa in ordine al concetto di criminalità organizzata e al concetto di mafia, per poi affrontare direttamente la criminalità organizzata straniera operante in Italia. Ho ritenuto che, sebbene l'argomento del nostro incontro sia essenzialmente quello che riguarda la criminalità organizzata straniera, dobbiamo prima sapere di che cosa si parla quando noi parliamo con un linguaggio molto spesso più giornalistico che tecnico di mafia, di Cosa Nostra e di criminalità organizzata. Vediamo se gira. Eccolo qua. Tenete presente che il mio punto di vista è un punto di vista di parte, cioè il punto di vista di una persona che ha fatto da circa 30 anni il pubblico ministero e che quindi, come diceva Kennedy parlando del controllo sulle nascite, è un punto di vista lievemente influenzato dal fatto di essere il settimo di 9 fratelli. Bene diceva poc'anzi il dottore Agosta, invitandomi allo studio, alla cultura, alla riflessione. Io qui vi voglio suggerire un articolo ormai storico, famoso, uscito sulla Repubblica nel 1980, a firma di Italo Calvino, che è uno dei più grandi intellettuali del Novecento, autore di
libri molto importanti, ma soprattutto lucido osservatore e analista della società dei suoi anni e purtroppo anche di quella successiva. In questo articolo, che è una forma di apologo, lui comincia così. C'era un paese che si reggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi, né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati. Ne aveva bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi, non si è più capaci di concepire la vita in altro modo. E questi mezzi si potevano avere solo illecitamente, cioè chiedendoli a chi li aveva in cambio di favori illeciti. Qui Calvino, con la lucidità propria dell'intellettuale, individua il nucleo essenziale della criminalità organizzata, cioè il collegamento fra le istituzioni e chi svolge attività criminali. Se manca questo collegamento, non siamo di fronte a quella che intendiamo con un concetto ormai che si studia nelle università, nelle facoltà di sociologia, di criminologia, di criminalità organizzata. Siamo di fronte a dei gruppi di gangster, di bande organizzate, di taglieggiatori da strada. Questo è il riassunto, il sommario delle cose che cercheremo di dirci da qui a un momento. Quindi cercherò di affrontare come nasce e si sviluppa il concetto di criminalità organizzata, quali sono le norme previste in Italia, chiaramente in maniera molto elementare, molto basica, che servono per contrastare questo fenomeno, e poi parleremo delle mafie straniere in generale e nel dettaglio maggiore. Allora, quindi, cominciamo a parlare quindi di le premesse quali sono. Intanto, storicamente, dobbiamo dire che il fenomeno della mafia, così come lo conosciamo oggi, comincia ad essere analizzato e sviluppato in maniera molto dettagliata e molto precisa. Dobbiamo girare pagina. Ancora. Eccolo qua. In maniera dettagliata e molto precisa, con un documento storico che rimane ancora oggi oggetto di studio e di attenzione e meritevole di lettura da parte anche del soggetto che voglia formarsi una consapevolezza. Devo dire che molte delle analisi, delle riflessioni, delle valutazioni che sono contenute nel famoso saggio sulle condizioni politiche e amministrative della Sicilia, scritto da Leopoldo Franchetti nel 1876, rimane ancora oggi assolutamente attuale e che coglie proprio nel dettaglio qual è l'essenza della mafia. Lui lo definisce lo sviluppo e il perfezionamento della prepotenza diretta a ogni scopo di male, una solidarietà intuitiva, brutale, interessata, che agisce a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari. Tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza agli agi, non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dalla intimidazione. Ora, andiamo avanti. Questo concetto che vi sto qui esponendo parla appunto della individuazione del concetto di criminalità organizzata, quale è compiuto dalla dottrina, dagli studi di carattere sociologico, non giuridico. Si parla di un gruppo di persone dedite in permanenza, cioè con una organizzazione strutturata che si protrae nel tempo, a commettere delitti contro il patrimonio, quindi rapine, furti, estorsioni, usura, oppure delitti comunque dai quali si ricava un ritorno economico, traffico di droga, traffico di armi, traffico di persone. Queste organizzazioni hanno una struttura, quindi hanno dei mezzi, dei beni, delle persone che svolgono delle funzioni diverse, che sono organizzate e pianificate dall'alto, da un capo o da un gruppo di persone che decidono. E soprattutto, e questo è il momento fondamentale, vi sono delle pianificazioni che riguardano i costi e i benefici che si ritraggono dall'attività.
quasi in una dimensione imprenditoriale, in modo da permettere di acquistare queste posizioni vantaggiose sia nei mercati illegali che nei mercati legali. Questo comporta una conseguenza importante che ora cercheremo di analizzare successivamente. Proprio perché la dimensione è imprenditoriale, si parla di minimizzazione dei costi e massimizzazione dei profitti, sia pure da un punto di vista illecito, noi abbiamo che la criminalità organizzata, la mafia in particolare, non commettono reati sempre e comunque, soprattutto reati violenti o reati di soppressione di avversari o di persone che vedono come un ostacolo al perseguimento dei loro fini. Li commettono soltanto quando ciò è necessario e quando quindi non possono aggirare in un altro modo, con la corruzione oppure con l'inganno, l'ostacolo che di volta in volta si para loro dinanzi. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'altra definizione, l'ultima, così completiamo, come definizione di carattere, abbiamo visto una definizione storica, una definizione sociologica, questa è una definizione letteraria ed è quella più bella sicuramente, dovuta a Leonardo Sciascia, che ci dice: è un'associazione per delinquere con fini di arricchimento illecito per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria e imposta con la violenza tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato. Qui riecheggiano le categorie, non so se siete già arrivati a studiarle, dell'analisi sociologica marxiana, cioè i fattori della produzione. La mafia è proprio un soggetto che si interpone fra i fattori della produzione, quindi è un parassita in sostanza. E da qui abbiamo la prima considerazione che dobbiamo trarre. La mafia, in generale la presenza forte di una criminalità organizzata, è un freno, una remora fortissima allo sviluppo economico di una società. Tant'è vero, la risposta e la conferma pratica, noi ce l'abbiamo immediatamente, dalla considerazione che le democrazie più moderne, più avanzate e in cui il livello di benessere è più elevato sono quelle che presentano una forma minore o addirittura assente, pensiamo ai paesi scandinavi, di criminalità organizzata. Abbiamo delle forme criminali, ma non sono delle vere e proprie forme di criminalità organizzata. E quindi vi è un rapporto di causa-effetto fra la presenza elevata della criminalità e la stasi economica e sociale di una collettività organizzata. Andiamo avanti. Ora cerchiamo invece di vedere quelle che sono le qualificazioni giuridiche dell'associazione mafiosa, quindi della criminalità organizzata. Un vincolo consolidato fra gli appartenenti, quindi c'è un legame fra i soggetti che appartengono a questa organizzazione. Possono anche non conoscersi tra loro, e vedremo più avanti come fanno poi a riconoscersi, a incontrarsi e a frequentarsi. Però il fatto stesso di appartenere a quell'associazione impone a ciascuno di loro di essere a disposizione degli altri appartenenti. Un radicamento socio-economico sul territorio, quindi vale a dire la presenza di attività imprenditoriali, di rapporti con esponenti politici, istituzionali e così via, che costituisce la ricchezza, l'avviamento commerciale, diremmo quasi, dell'associazione. Poi, soprattutto, ed è quello che caratterizza proprio le associazioni mafiose, perché non tutta la criminalità organizzata è mafiosa, voi dovete pensare a un grande insieme che contiene all'interno degli insiemi più piccoli. La capacità di mettere in atto delle forme generalizzate di intimidazione e di ritorsione violenta. Si parla normalmente di controllo del territorio. E poi la disponibilità di ingenti capitali da investire in attività illecite e anche lecite. L'elemento caratterizzante della criminalità mafiosa che la rende estremamente pericolosa, un vero e proprio cancro sociale, è la capacità di creare delle collusioni, di creare una zona grigia con delle figure intermedie, normalmente dei professionisti, degli appartenenti alle istituzioni, quindi magistrati, politici, uomini dello Stato in generale, che sono... Questa rete è funzionalizzata alla protezione degli interessi dell'organizzazione criminale. Per reinvestire i capitali illeciti, molto spesso in attività lecite, perché la criminalità organizzata ha bisogno di ingegneri, di commercialisti, di avvocati,
di notai, perché devono poter reinvestire dei capitali che molto spesso vengono rivolti ad attività lecite. Come dicevo prima, non tutte le organizzazioni criminali sono mafia, sono Cosa Nostra, sono organizzazioni mafiose. Se mancano i requisiti che abbiamo visto prima, e in particolare manca la capacità di controllare il territorio e di poter intimidire all'interno e all'esterno dell'associazione coloro che hanno a che fare con l'associazione, allora non parliamo di associazione mafiosa, parliamo di associazioni per delinquere, quando più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. È un reato che presenta una sua gravità, anche se non è punito gravemente come l'associazione mafiosa, ed è in particolare punito più gravemente quando l'associazione per delinquere è finalizzata alla tratta delle persone o al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o alla droga, oppure, ma questa è un'ipotesi minore, residuale ormai che appartiene a un passato abbastanza lontano, al traffico di tabacchi lavorati esteri, cioè alle cosiddette sigarette di contrabbando. È un'ipotesi ormai residuale, con cui le organizzazioni criminali hanno cominciato a investire i capitali, ma che ormai hanno abbandonato in favore di attività molto più remunerative. Come dicevo prima, il delitto viene visto come una forma di impresa. Vengono minimizzati i costi e massimizzati il profitto. Il delitto non è un fine in sé, è uno strumento per raggiungere gli scopi più generali e che viene praticato soltanto quando non si può fare altrimenti. Con il paradosso quindi che più un'organizzazione è forte e potente, meno ha necessità di ricorrere all'intimidazione. In certi ambienti, in certi paesi, basta semplicemente porre la mano sulla spalla di una persona per fargli capire che deve soggiacere alle richieste che provengono da qualcuno, o semplicemente dire come stanno i tuoi figli, se non c'è un rapporto particolare o un rapporto di frequentazione o un motivo per fare questa richiesta, per dire stai attento perché noi possiamo colpirti attraverso le persone a te care. Va bene, ora andiamo un po' più veloci, vediamo brevemente quali sono le norme che ci interessano. Abbiamo detto il 416, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, il 416 bis. E qui parliamo delle associazioni presenti soprattutto in Sicilia, con Cosa Nostra e con altre organizzazioni minori in certe zone della Sicilia, particolarmente nella parte meridionale è presente un'associazione che si chiama Stidda, che è stata a lungo in conflitto con Cosa Nostra, ma con cui adesso ormai queste associazioni hanno trovato una forma di convivenza. Poi nel territorio della Campania abbiamo la Camorra, l'Andrangheta in Calabria, in Puglia la Sacra Corona Unita, che è l'ultima delle organizzazioni criminali storiche che si è diffusa nel territorio italiano. Poi, dice la legge, abbiamo anche le associazioni anche straniere, proprio perché ha preso atto, siamo andati un po' avanti, dobbiamo andare indietro. E uno più avanti? Bene, siamo qua. Allora, come dicevo, quindi la legge ha preso in considerazione, proprio punendo legislativamente, gli appartenenti alle organizzazioni anche straniere, proprio perché ci si è resi conto che in Italia non erano presenti soltanto delle organizzazioni criminali autoctone di origine appunto italiana, ma anche delle organizzazioni criminali straniere. Ora vedremo, hanno delle caratteristiche per certi versi un po' diverse e un po' particolari. Le altre forme di associazione di minor peso specifico sono quella finalizzata al traffico di stupefacenti, che normalmente si affianca all'associazione mafiosa, perché normalmente l'associazione mafiosa si occupa di stupefacenti e in questo caso chi commette questo reato viene punito sotto entrambi i profili, sia per la partecipazione all'associazione mafiosa sia per la partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. E poi c'è l'associazione finalizzata al contrabbando, che è un'ipotesi, come dicevo prima, ormai marginale. L'ultimo concetto che voglio affrontare a questo proposito, allora si parla di associazioni di tipo mafioso anche per associazioni straniere,
quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione, del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà. Quindi abbiamo tre elementi. Intimidazione, che si rivolge all'esterno. Assoggettamento, che si rivolge pure alla società all'esterno. Omertà, che si rivolge all'esterno e all'interno, perché anche gli appartenenti all'associazione sono legati al vincolo del silenzio e della, appunto, omertà. E ciò è fatto per commettere delitti, ma non soltanto per commettere delitti, anche per gestire attività economiche, autorizzazioni, appalti, oppure per impedire ed ostacolare il libero esercizio del diritto di voto, perché questa è un'altra delle funzioni che la norma possiede, cioè che serve anche a reprimere questo tipo di interessi e di inframettenze illecite. Al solito la legge segue quello che è stato il percorso dell'osservazione sociologica, dell'osservazione criminale. Si è visto che queste associazioni normalmente detenevano anche un potere, per così dire, elettorale, si occupavano quindi anche e cercavano di influire anche sull'esito delle elezioni, particolarmente quelle amministrative, ma anche quelle di carattere nazionale, proprio perché avere dei rappresentanti eletti con il consenso delle associazioni mafiose poi comunque consente di poter approfittare di appalti, di concorsi e di vantaggi vari. Giriamo un'altra pagina. Va bene. E allora, come è organizzata? Qui parliamo un po' di teoria generale dell'organizzazione mafiosa. Abbiamo gli uomini d'onore, che sono i soldati, quelli che svolgono la funzione immediata e diretta. Poi abbiamo questi uomini d'onore sono riuniti in più squadre, ciascuna agli ordini di un responsabile. Se le famiglie sono molto numerose, perché la cellula si chiama famiglia, possiamo avere diverse squadre, ognuna con un capo decina. Al capo della famiglia c'è il rappresentante. Questa famiglia può avere dimensioni di un quartiere, di un paese, di una città. Se noi andiamo per esempio nella provincia di Palermo, a Palermo ci sono circa 12 o 13 famiglie mafiose, in base ai vari quartieri della città. A Catania esiste una sola famiglia mafiosa, che è la famiglia Santa Paola, e poi abbiamo diversi soggetti che sono uomini d'onore, che quindi formalmente appartengono a quella famiglia, ma che di fatto hanno poi degli uomini, delle persone ai loro ordini, che non sono comunque dei mafiosi propriamente detti. Per esempio, a Catania c'è il cosiddetto clan Mazzei, che fa capo a un soggetto che è uomo d'onore, che quindi fa parte di Cosa Nostra, ma che non è la sua famiglia non è famiglia di Cosa Nostra. Quindi abbiamo questa piramide sostanzialmente. Il soldato alla base, poi il capodecina che sarebbe un po' il sottufficiale sostanzialmente, il consigliere e il rappresentante. Al di sopra della famiglia poi abbiamo il mandamento. Il mandamento raccoglie più famiglie che sono vicine nello spazio. I capi di ogni mandamento compongono la cosiddetta commissione provinciale. I rappresentanti provinciali, assistiti da un uomo di loro fiducia, andiamo avanti per favore. Ancora avanti? Ecco. I rappresentanti provinciali costituiscono la cosiddetta commissione regionale o cupola. E quindi qui abbiamo, giriamo. Allora, abbiamo quindi anche qui questa piramide verticistica. La famiglia, il mandamento, la commissione provinciale, la cupola. Questa è l'organizzazione regionale di Cosa Nostra. Nell'ambito della famiglia sono particolarmente importanti poi i legami di sangue. Quando si parla di famiglia di mafia non si intendono delle persone unite tra loro da legami di sangue. Però all'interno della famiglia mafiosa i legami di sangue sono importantissimi, perché servono a legare o a cementare fra loro gli appartenenti e a evitare soprattutto i tentativi, le tentazioni di collaborazione con la giustizia. Un'ultima cosa sul punto.
una cosa che sembra ancora, come dire, sembra appartenere ad epoche storiche passate, ma che è ancora attuale, che noi ritroviamo proprio adesso, in questo momento, la cerimonia di iniziazione per entrare in Cosa Nostra è particolare, la cosiddetta punciuta, che è l'assunzione sostanzialmente di un codice di condotta obbligatorio per coloro che fanno parte del clan. E dalle descrizioni dei mafiosi poi pentiti che hanno raccontato come si svolgeva questa cerimonia, sostanzialmente la persona che viene introdotta all'interno di Cosa Nostra, che ha due padrini e quindi poi c'è una terza persona che è sostanzialmente un officiante in pratica, quindi devono essere almeno tre persone, gli chiedono con quale mano spara, con quale dito preme il grilletto, e quel dito viene punto con uno spillo, e una goccia di sangue viene fatta cadere su un santino, che può essere Sant'Agata, Santa Rosalia, oppure un'altra immagine sacra. Quando il sangue si scende sull'immagine sacra, danno fuoco all'immagine e l'iniziato sostanzialmente pronuncia una frase, per così dire, sacramentale, cioè dice: se dovessi tradire, possa io bruciare come brucia questo santino. E infatti qui io vi ho scritto la frase che risulta nei verbali: pigliaro a santa, ci resero a fuoco e ne misero una mano. Vabbè, questo è un decalogo del cosiddetto perfetto mafioso, non ve lo illustro. È stato sequestrato nel 2007 a un certo Salvatore Lo Piccolo, considerato l'erede di Provenzano, insieme a molti altri pezzini e alla mappa delle estorsioni che praticava il boss. E qui ci sono le modalità proprio di ingresso nella onorata società: non ci si può presentare da soli un altro amico nostro se non è un terzo amico a farlo. Numero 5, importante: si è il dovere in qualsiasi momento di essere disponibile a Cosa Nostra, anche se c'è la moglie che sta per partorire. Questo è riportato testualmente, così come era scritto in questo pezzino sequestrato allo Piccolo. Comunque, io questo è la presentazione la lascio, e se qualcuno ha la curiosità può andare a vedere questi, che sono sostanzialmente delle testimonianze non soltanto giuridiche ma anche proprio storiche. Un'ultima considerazione finale sul punto: la mafia, abbiamo visto, parte l'analisi dal 1870, quindi subito dopo l'Unità d'Italia, evidentemente era presente ancora prima, perché nel 1870 questi studiosi che vengono dalla Toscana, Franchetti e Sonnino, trascorrono 6 mesi in Sicilia, girandola tutta sostanzialmente in incognito, quindi non incontrando i prefetti e i procuratori del re, ma incontrando gli imprenditori, le persone, i politici, e si fanno un'idea ben chiara di quello che è lo stato dell'ordine pubblico e della criminalità in Sicilia. Quindi già nel 1870 la mafia è ben presente ed è radicata, ed è presente tuttora nel 2022. Quindi non è un'emergenza, è una evenienza della patologia sociale in determinate condizioni storiche. E quindi, per conseguenza, il contrasto non è soltanto devoluto alle forze di polizia, alla magistratura, ma è un compito di tutti, di ciascuno di noi, nel rispetto della legge e della legalità. Ed è un compito, come dicevo all'inizio, che dobbiamo affrontare nel nostro interesse, perché oltre a essere pericolosa ed eticamente spregevole, la criminalità organizzata e la mafia è negativa, non conviene, perché, come ho detto prima, costituisce un freno allo sviluppo e alla possibilità di progresso di una determinata collettività. Uno dei maggiori freni all'investimento straniero in Italia, da tutti gli osservatori, gli analisti economici, è visto proprio nella presenza della criminalità organizzata, quindi che rallenta lo svolgimento degli appalti, che rende difficile la conclusione dei contratti e l'esecuzione degli stessi. Finché noi non riusciremo a liberarci o comunque a ridurre in maniera fisiologica la presenza della criminalità, continueremo a essere
l'ultimo vagone agganciato a una locomotiva che ormai piano piano ci sta allontanando e abbandonando. Non è, come dicevo prima, un incendio al di là del fiume, è una cosa che ci riguarda tutti. Andiamo avanti. Allora, cominciamo a cambiare un pochino argomento. Quali sono gli organi, le strutture dello Stato che si occupano di contrastare la criminalità organizzata? Innanzitutto le procure presso i tribunali della Repubblica, che sono sparsi su tutto il territorio nazionale e sono circa 150 all'incirca. Una volta erano molti di più, poi sono stati molte procure sono, con i tribunali più piccoli sono stati soppressi e adesso sono concentrati sostanzialmente nelle province, nei capoluoghi di provincia e in qualche altra città più significativa. Poi abbiamo le direzioni distrettuali antimafia che sono normalmente nei capoluoghi di regione oppure nelle regioni più importanti come la Sicilia, come le più grandi, più popolose, e sono anche nelle città principali. Per esempio a Catania c'è una direzione distrettuale antimafia. Infine abbiamo la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che ha non compiti di indagine e di sviluppo delle attività processuali, ma compiti di coordinamento e di impulso per l'attività invece principalmente delle Direzioni Distrettuali Antimafia, che sono quelle che si occupano dei reati di criminalità organizzata. Quindi voi dovete pensare anche qui come a una sorta di piramide che dal basso le notizie di reato si convogliano sulle direzioni distrettuali antimafia e che poi queste varie direzioni distrettuali antimafia, che sono 26 in Italia, vengono coordinate e organizzate in maniera da poter avere una maggiore proficuità nelle loro indagini dalla Procura Nazionale Antimafia. Vabbè, gli organi investigativi ve li risparmio, dovete pensare però che ogni organo, no, quella precedente dobbiamo andare. Allora, gli organi investigativi, dicevo, sono per ogni forza di polizia, le forze principali, quindi polizia, carabinieri e guardia di finanza, hanno degli organismi centrali con dislocazioni poi sul territorio specializzate nelle indagini di criminalità organizzata. Il Servizio Centrale Operativo per la Polizia, il ROS dei carabinieri, per i carabinieri, lo SCICO per la guardia di finanza. Anche le altre forze di polizia, come per esempio la polizia penitenziaria o anche la guardia forestale, hanno degli organi centrali, ma questi sono quelli più importanti. Poi c'è la DIA, che è un'organizzazione interforze, composta quindi da poliziotti, carabinieri e finanzieri, che si occupa specificamente di indagini di criminalità organizzata. Andiamo avanti e concludiamo su questo punto con una frase, con un'espressione che io ricordo sempre e che mi piace condividere con voi, ed è tratto da, secondo me, quello che è il più grande romanzo che sia mai stato scritto, il Don Chisciotte di Cervantes, in cui il protagonista, parlando col suo scudiero, gli dice: caro Sancho, un uomo non vale più di un altro se non fa più di un altro. Quindi non la nascita, non il censo, non la ricchezza, non le doti estetiche o le altre, è quello che si fa. Quello che si fa ci qualifica e dà la misura del nostro valore. Allora, vediamo un pochino finalmente quali sono le consorterie straniere su base etnica che operano in Italia. I campi di elezione tradizionalmente, giriamo pagina, sono tre, quelli storici, diciamo, ormai da 30-40 anni: la prostituzione, il traffico degli stupefacenti, il traffico delle persone. Andiamo avanti. Qui ho fatto un breve riassunto che ora cercheremo più o meno di sviluppare. Il traffico di stupefacenti è fondamentalmente gestito, oltre che dalle organizzazioni italiane, dagli albanesi, nigeriani, colombiani e cosiddetta l'area delle organizzazioni nordafricane. La prostituzione è soprattutto ormai gestita dai nigeriani, dai colombiani e dagli albanesi, la tratta dai nordafricani e anche dalle mafie slave per certi versi, perché seguono chiaramente le direttrici di immigrazione nel nostro paese. Poi abbiamo le comunità chiuse, i cinesi, i magrebini, in cui la presenza criminale è molto forte, ma poco percepita a livello nazionale, perché è una presenza criminale che si rivolge essenzialmente all'interno della stessa comunità.
la mafia cinese, che è molto forte, molto presente in Italia, non si rivolge all'esterno, quindi non svolge un'attività che riguarda direttamente i cittadini italiani, ma si rivolge all'interno della stessa comunità cinese. Giriamo pagina. Ah, qui, sia bene qui. E, va bene, questo è quello che sostanzialmente vi ho detto. Hanno le particolari, ogni gruppo ha delle particolarità delinquenziali che derivano proprio dalle etnie di provenienza, dalla loro origine. Conoscere queste particolarità può essere molto importante ai fini dell'indagine, ai fini investigativi. Due sono le possibili evoluzioni del fenomeno. La prima, che è quella della cosiddetta successione etnica della criminalità, cioè noi abbiamo assistito, stiamo assistendo in certe zone d'Italia alla successione da parte degli assetti criminali delle mafie straniere rispetto a quelle nazionali, cioè certi fenomeni criminali, particolarmente per esempio la prostituzione o il traffico di stupefacenti in determinate zone d'Italia, sono ormai nella gran parte in mano alla criminalità straniera, non a quella nazionale. Oppure, come si verifica più frequentemente nel meridione d'Italia, per la presenza più forte delle organizzazioni criminali nazionali, abbiamo l'immissione di forza lavoro criminale, analogamente a quanto avviene nel mercato del lavoro, dove gli immigrati svolgono mansioni poco retribuite e indesiderate dalla popolazione locale. Andiamo avanti. Questa è quella che vi dicevo, quella chiave di lettura prevalente. Mentre al nord gli stranieri hanno intaccato l'assetto gerarchico esistente nel panorama criminale e hanno posizioni almeno paritarie, al sud permane la prevalenza delle associazioni mafiose nazionali, con compiti quindi di funzionalmente ancillari e subordinate a quelli delle organizzazioni autoctone. L'oggetto delle loro attività è ormai estesissimo. Abbiamo detto che quelle storiche sono narcotraffico, traffico delle persone e prostituzione. Qui abbiamo ormai la produzione e distribuzione di documenti di identità falsi, il mercato degli armamenti, il riciclaggio di capitali soprattutto e il traffico di veicoli rubati. In sostanza non c'è un settore illecito che sfugga all'attenzione delle organizzazioni criminali straniere, qualunque tipo di reato da cui possa derivare un vantaggio. Giriamo pagina. Per quanto riguarda la manovalanza spicciola, gli operatori sono dei migranti, spesso clandestini, presenti sul territorio. Per quanto riguarda invece i soggetti specialisti, quindi i chimici, i falsari, gli informatici, sono soggetti legati al territorio di provenienza, quindi che provengono dalle stesse zone di origine, oppure soggetti vicini alla criminalità organizzata italiana che vengono cooptati per l'occasione, in caso di necessità. L'estensione è in tutto il territorio nazionale. Naturalmente più sono presenti gruppi etnici di varie provenienze, maggiormente presente sarà il gruppo criminale di riferimento. Cioè se c'è una comunità, come per esempio in Toscana, cinese molto forte, lì avremo una mafia cinese più presente, perché va di pari passo con la presenza dei soggetti criminali. Del resto, la mafia siciliana, la mano nera, venne portata a New York dagli immigrati siciliani. Quindi è un fenomeno che si è sempre verificato. Quelle che sono le piaghe maggiori sono chiaramente il caporalato nelle aree a vocazione agricola del sud o nel settore manifatturiero nel centro Italia o nella cantieristica nel nord. La prostituzione, in cui interi quartieri sono destinati al traffico, al meretricio, e le piazze di spaccio, che sono dei veri e propri supermarket del traffico di stupefacenti, in cui a qualunque ora si può trovare quello che si desidera. Come dicevo prima, la conoscenza degli usi e costumi di provenienza può essere utile ai fini delle indagini. Per esempio,
In Albania è presente una legge arcaica non scritta che si tramanda oralmente e si chiama Kanun, in cui ci sono delle regole ben precise. La conoscenza di queste regole può essere utile per capire e decrittare dei codici di comportamento e delle modalità di azione da parte dei criminali che provengono da quella regione. Così come pure non si può indagare sulla criminalità nigeriana senza conoscere il fenomeno dei riti voodoo e della magia nera, in cui si tengono in stato di soggezione le vittime con la minaccia di conseguenze dovute alla pratica di chissà quali forme di riti tribali. I soggetti che sono maggiormente a rischio, in cui deve essere maggiormente alta la soglia dell'attenzione, sono quelli appunto in condizioni di precarietà, di irregolarità all'interno del territorio, culturalmente poco elevati e quindi dequalificati, i gruppi etnici in cui c'è un forte squilibrio fra i sessi, perché la prevalenza maschile denota sociologicamente, criminologicamente, un più elevato tasso di criminalità. Evidentemente la donna è sempre un fattore di, come dire, pacificazione, di composizione dei contrasti. E poi naturalmente la situazione di illegalità che parte dal paese d'origine e la presenza di molti soggetti giovani che, come dire, statisticamente sono quelli più propensi alla commissione degli illeciti. Tuttavia, un dato non ci deve, ci deve fare riflettere. Nei 10 anni dal 2008 al 2017, una delle ultime statistiche che è stata elaborata, gli stranieri sono stati il 7,6% della popolazione residente in Italia. Gli stranieri condannati della popolazione carceraria sono invece il 33%, quindi c'è una forbice fortissima fra la presenza criminale all'interno delle carceri, quantomeno, quindi, perché poi la presenza fuori dalle carceri non può essere censita, e la presenza degli stranieri residenti. Quindi questo può voler dire, come anticipavo prima, che l'irregolarità, la mancanza di cultura, la mancanza di qualificazione è una potente molla al delinquere. Se noi vogliamo ridurre questa attività delinquenziale, dobbiamo agire su queste leve. Non semplicemente con la repressione, perché è una, come dire, una scelta, una strategia perdente. Va bene, brevemente, e così mi avvio alla conclusione, vi accenno quelle che sono le principali consorterie straniere operanti in Italia, intendendo con ciò tutto il territorio nazionale, sia pure in maniera molto succinta. Una delle prime e delle più tradizionali presenti in Italia è la mafia albanese, che si occupa prevalentemente di reati predatori, quindi furti, rapine, e poi per lungo tempo ha avuto un monopolio nel traffico della droga, in particolare della marijuana, perché è un crocevia di questo tipo di stupefacente l'Albania, e della prostituzione. Altra mafia presente sul territorio, di cui non si avverte probabilmente l'influsso proprio per quelle caratteristiche a cui accennavo prima, cioè del fatto che sia rivolta l'attività criminale all'interno della stessa comunità, è la mafia cinese, presente soprattutto nei grandi centri urbani, nella zona di Milano, di Roma, di Torino, di Firenze. E le attività prevalenti sono il narcotraffico, la tratta degli esseri umani, il sequestro di persona, la falsificazione dei documenti e così via. È una mafia particolarmente pericolosa e insidiosa perché è sostanzialmente impermeabile, sia per la difficoltà di comprensione della lingua, che non è una lingua, ma ci sono 30-40 dialetti abbastanza anche diversi tra loro e difficili da cogliere. E poi per la composizione esclusivamente etnica e per la fortissima omertà presente all'interno dei gruppi sociali. Altra mafia che ha acquisito ormai un peso prevalente è la mafia nigeriana.
si occupa prevalentemente di narcotraffico, di prostituzione, ma anche di traffico di persone e del caporalato, nei termini in cui accennavamo, o in agricoltura nel sud, o nei centri manifatturieri o nella cantieristica nel nord Italia. Hanno una struttura elastica che è composta di più cellule operanti fra loro, non sempre in contatto, ma che comunque possono raggiungere stabilire delle connessioni tra i vari componenti delle famiglie, tra i vari componenti delle varie tribù. Hanno una forte compartimentazione e segretezza al loro interno e soprattutto una violenza molto presente esercitata all'interno delle comunità e comunque con il ricorso frequente anche a riti magici, a riti tribali che hanno una capacità di assoggettamento fortissima per chi proviene da queste zone del mondo. Quindi l'affrancamento da questi gruppi criminali passa anche per la progressione culturale e lo sradicamento, per così dire, di pregiudizi che sono veramente duri e difficili da sfatare. Quando una ragazza viene portata in Italia per prostituirsi, molto spesso prima di partire le viene praticato un rito voodoo alla quale lei crede fermamente e che la convince che se verrà meno all'obbligo che assume nei confronti dell'organizzazione avrà delle conseguenze negative sia lei che i familiari che sono rimasti nel territorio nigeriano. Poi abbiamo le mafie slave, Russia, Ucraina, Moldavia, sono presenti prevalentemente nella parte settentrionale e centrale dell'Italia, dalla Toscana, Versilia, Lunigiana, si sono poi espansi in Liguria, in Lombardia, in Piemonte, si sono estese molto. E anche queste sono organizzate secondo criteri etnici, territoriali. Noi parliamo di mafia russa, ma in realtà c'è la mafia di Mosca, di Vladivostok, del Kazakistan e così via. È iniziata con la penetrazione in Italia da prima di numerosi cittadini ex sovietici dopo il crollo dell'Unione Sovietica e poi insieme alle persone sono migrati anche i capitali che hanno consentito degli investimenti anche molto cospicui e sono attivi nel settore del riciclaggio e nel reinvestimento dei capitali illeciti, oltre che anche nella prostituzione e nel traffico delle armi. Poi abbiamo le mafie balcaniche, Ungheria, Romania, Bulgaria, Serbia. Qui, oltre ai settori tradizionali, abbiamo una particolare vocazione verso le frodi informatiche. Quindi c'è una qualificazione professionale, possiamo dire, maggiore. La propensione al crimine tecnologico. Questo comporta naturalmente che devono avere disponibilità di apparecchiature per la decodifica dei dati bancari e per realizzare le frodi attraverso la clonazione delle carte di credito. È una forma di criminalità più sofisticata, meno violenta, ma più difficile da colpire e da reprimere. La mafia turca, presente soprattutto in Italia settentrionale, che si occupa sostanzialmente, è una presenza molto più sfumata, si occupa di traffico di stupefacenti e dei migranti, sono presenti delle cellule in contatto con la madrepatria che servono proprio come stanze di compensazione, di smistamento dei soggetti che arrivano nel territorio nazionale. Poi abbiamo le mafie sudamericane, anche qui il traffico di stupefacenti fa da padrone, però sono presenti molte bande giovanili, soprattutto nei quartieri delle grandi città, nei quartieri più poveri, negli slums delle grandi città, sono presenti queste bande che hanno sostanzialmente un'attività di basso profilo, predatoria, violenta e comunque molto pericolosa che desta molto allarme. Mafie nordafricane, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria e Marocco, anche queste presenti in tutto il territorio nazionale, traffico di stupefacenti, lavoro nero, prostituzione, sono quelle più coinvolte, più collegate ai gruppi criminali italiani. Evidentemente per una colleganza antica
e per rapporti fra le sponde meridionali, le sponde settentrionali del Mediterraneo e la Sicilia e il Calabria e la parte meridionale dell'Italia. Infine, completiamo le mafie asiatiche, Bangladesh, Filippine, India, Pakistan, Sri Lanka, anche queste sono simili in buona misura alla mafia cinese, collegate quindi nel settore dell'immigrazione clandestina e con attività criminali che si rivolgono all'interno dello stesso gruppo di riferimento. Infine, e io ho concluso, purtroppo la diapositiva non si vede bene perché evidentemente non, il collegamento non è ottimo, volevo completare, volevo chiudere con un'esortazione ad avere fiducia, a credere e a credere soprattutto in voi stessi. Questo non è Cervantes, chiaramente, si chiama Fiorenzo Magni, si chiamava, è morto, era un ciclista degli anni 40, anni 50. Non so se vedete la fotografia, c'ha fra i denti una cosa. Questo signore stava correndo il Giro d'Italia. Nella discesa di Volterra cadde e si ruppe una spalla. E allora i medici lo volevano ricoverare. Lui disse no, io il giro lo devo completare. E l'indomani doveva fare una cronoscalata, e la cronoscalata di San Luca, che da Bologna centro porta a una collina. Allora, siccome non poteva tenere il manubrio con le mani perché aveva la spalla fratturata, la clavicola fratturata, con il suo meccanico trovò questo sistema. Cioè, avvolse un tubolare di bicicletta al manubrio e si mise un capo fra i denti. Quindi si fece questa cronoscalata e poi proseguì il Giro d'Italia tirando lo sterzo, il volante, lo sterzo della bicicletta, reggendolo fra i denti. Ora, nessuno vi chiede di fare una cronoscalata, un Giro d'Italia con una spalla fratturata. Però questo messaggio è passato. Se ci crediamo, se ci impegniamo, se buttiamo, come si diceva una volta nella retorica, il cuore oltre l'ostacolo, il risultato si ottiene. Se ognuno di noi fa quella piccola cosa che gli è chiesta, allora si ottiene il risultato tutti insieme. Grazie, io ho finito. Grazie a lei per la sua presentazione, il suo intervento ricco sicuramente di spunti per i nostri giovani studenti, ma anche per noi adulti. Infatti, nella sua chiusura lei dice, si rivolge a tutti noi dicendo: se ognuno di noi fa la propria parte, sicuramente riusciremo ad ottenere un risultato compiuto. Dove ciascuno di noi in una comunità scolastica, non sono chiaramente soltanto i giovani, ma siamo anche noi adulti, i docenti, che attraverso le discipline devono far sì che i nostri studenti, i nostri giovani possano acquisire quella consapevolezza della correttezza dei comportamenti a salvaguardia di tutto ciò che un sistema democratico deve significare. Io sono certa che all'interno di quest'aula, ma anche forse nelle classi, ci saranno giovani che vorranno rivolgere al tavolo delle richieste, vorranno porre degli interrogativi, delle loro riflessioni. Chiedo alla professoressa Lomonte per favore di coordinare un attimo gli interventi dei giovani, grazie. Abbiamo ancora un quarto d'ora per poter portare avanti questo nostro intervento e prego. Buongiorno, sono Antonio Scavo della Curvatura di Diritto Internazionale e la mia domanda appunto parte da un presupposto. Noi siamo qui, siamo tanti ragazzi, abbiamo l'età massima 16 anni e siamo fortunati comunque a vivere in un ambiente simile. Tuttavia, soprattutto in situazioni degradate, è possibile che dei minori siano coinvolti diciamo in contesti anche mafiosi. Può parlarcene, soprattutto appunto riguardo questa presenza di minori all'interno della criminalità organizzata, anche estera.
Grazie. Sì, purtroppo il fenomeno della criminalità minorile nella nostra realtà, nella realtà di Catania, è sicuramente uno dei più drammatici e dei più che desta maggiore attenzione. Catania è una delle città che ha una delle maggiori evasioni scolastiche d'Italia e che ha una fortissima presenza di minori impiegati chiaramente con compiti minuti, sono le sentinelle, i pusher, coloro che consegnano la sostanza stupefacente, ma che sono ben presenti all'interno dei gruppi criminali e che cominciano così un loro apprendistato criminale, un vero e proprio cursus honorum in materia criminale. Come dicevo prima, eliminare queste sacche di disoccupazione, di sottosviluppo, di precariato è un momento fondamentale, perché non si può pensare di impostare una lotta alla criminalità organizzata soltanto con la repressione, ma bisogna cercare di sconfiggerla sul terreno dell'emarginazione sociale, dell'esclusione. Se si riescono a recuperare queste persone, questi gruppi familiari in cui c'è una grossissima difficoltà, e allora abbiamo qualche possibilità, qualche speranza. Da questo punto di vista, appunto, la presenza della scuola, dello sviluppo culturale e sociale è il momento imprescindibile. È vero, la difficoltà è quella di recuperare i giovani, ma per recuperarli dobbiamo offrire loro un'alternativa e qualcosa che possa costituire un futuro sbocco di occupazione e un progetto di vita che sia accettabile, che sia dignitoso. Lorenzo Paterniti è la quinta con potenziamento di diritto. La globalizzazione come ha inciso sulla criminalità organizzata internazionale? Di descrivere è proprio figlio della globalizzazione, cioè la diffusione all'interno delle varie società, delle varie collettività, di gruppi di provenienza geografica molto distante, ha portato inevitabilmente anche la diffusione delle criminalità, cioè i gruppi sociali che si sono spostati, è una cosa questa che è sempre avvenuta, hanno portato per conseguenza anche la diffusione delle associazioni criminali di provenienza straniera. Cioè queste organizzazioni criminali 50, 60, 70 anni fa non erano presenti nel nostro territorio, così come dicevo prima, quindi non si vuole fare qui una colpevolizzazione di gruppi etnici, così come agli inizi dell'Ottocento non c'era la mafia negli Stati Uniti, ce l'abbiamo portata noi, perché quando i nostri emigrati si sono recati per lavoro nel Nord America, una parte di essi ha pensato bene di delinquere e quindi hanno creato delle organizzazioni criminali che poi sono radicate, si sono perpetuate nel territorio degli Stati Uniti. La stessa cosa, una cosa simile, è avvenuta in Italia, con in più la situazione che qui una criminalità organizzata autoctona era fortemente presente. Quindi questo fenomeno della diffusione delle organizzazioni criminali è certamente figlio della globalizzazione. Ha delle caratteristiche specifiche come il suo prima di limitazione, assolutamente.
Salve a tutti, sono Ludovica Sapienza di Prima E e faccio parte anche della curvatura di diritto internazionale. Volevo chiedere se per combattere effettivamente le mafie straniere e colpire quelli che sono i loro legami con quella italiana, sia necessaria la creazione di nuove istituzioni e strutture con carattere internazionale. Grazie. Per ogni Stato europeo, controllato da uno Stato di controllo giuridico, dei funzionari della polizia, che hanno proprio il compito di raccontarsi e di portare a ciascuno di loro esigenze e necessità all'attenzione degli altri. Quindi se un'indagine in Italia ha bisogno del supporto, del coordinamento... Sì, scusate. Stavo dicendo che esiste un organismo che si chiama Eurojust, che ha sede all'AIA. Ogni Stato dell'Unione Europea ha designato un suo rappresentante che poi viene collaborato da funzionari di polizia e da qualche magistrato, in base alle dimensioni di ciascuno di essi. Quindi se all'interno di uno Stato dell'Unione Europea si svolge un'indagine che ha delle refluenze in Germania, in Francia, anche in Inghilterra, per quanto l'Inghilterra sia uscita dall'Unione Europea, però ha mantenuto i contatti con Eurojust, e il rappresentante italiano di Eurojust entra in contatto con quello del paese dove deve svolgersi l'attività di indagine per un coordinamento delle indagini. E questo è utile perché comporta un contatto immediato, un contatto diretto. La cosa importante è che ancora deve essere perfezionata e l'adeguamento legislativo, perché in molti stati, addirittura in molti stati europei, non esiste il reato di associazione mafiosa, proprio perché, siccome è la funzione che crea l'organo, l'Italia, avendo purtroppo avuto una agguerrita criminalità organizzata di tipo mafioso, si è dotata di strumenti legislativi al riguardo. Altri paesi che non hanno avuto le stesse necessità e gli stessi problemi, da questo punto di vista sono più indietro, in realtà sono più avanti di noi, ma sono più indietro dal punto di vista legislativo. E quindi paradossalmente sono, più aggredibili da parte dei criminali che esportano queste tecniche queste tecniche delinquenziali. Voi pensate alla presenza della guardia giurata davanti all'ufficio postale o davanti all'istituto di credito. Se ci sono istituti che non hanno la guardia giurata, evidentemente i rapinatori preferiranno andare negli istituti di credito dove non c'è il vigilante davanti. Questo succedeva per esempio negli anni 90, agli inizi degli anni 2000, i rapinatori catanesi andavano a fare le rapine in Emilia, in Lombardia, in Veneto, perché qui da noi gli istituti di credito avevano il poliziotto privato e lì non c'era nessuno davanti. Partivano la mattina con l'aereo e poi tornavano normalmente in macchina perché avevano i soldi che avevano rapinato e preferivano non prendere l'aereo, prendevano il treno, al ritorno il treno oppure un'auto a noleggio. Quindi è chiaro che questo è un esempio per farvi capire come funziona, se la normativa non è uguale in tutti gli stati d'Europa, ci sono dei vulnus, delle possibilità di muoversi da parte dei criminali senza essere perseguiti adeguatamente. L'ultimo intervento, ce ne sono altri, mi segnalavano che alle 11 devono andare via la dottoressa Bifera, e per cui
Allora velocemente diamo spazio agli sì. ultimi due interventi, prego. Io sono Livia Marino di Quintè e desideravo chiedere se quanto ha inciso la pandemia sulle infiltrazioni della mafia straniera in Italia. Beh, l'effetto della diffusione del virus si è sentito a tutti i livelli, sia leciti che per quanto riguarda la criminalità. Per quanto riguarda la criminalità italiana, questa ha cercato di infiltrarsi e di ottenere i benefici e le provvidenze che sono state previste dallo Stato e di agire per, come dire, dirottare una parte di questi fondi. La criminalità organizzata straniera si è particolarmente inserita nel settore del commercio online, per esempio, o nella diffusione delle attività su internet, proprio perché, come dicevo nel corso della presentazione, alcuni gruppi criminali sono particolarmente organizzati ed efficaci nelle frodi informatiche o nelle truffe online. Quindi sicuramente l'aumento dal punto di vista, come dire, dell'attività virtuale ha inciso con un ulteriore sviluppo di questo tipo di criminalità. Per quanto riguarda invece l'attività delittuosa dal punto di vista fisico, beh, dobbiamo dire che la fase della pandemia ha rappresentato invece un momento di stasi, proprio perché la minore circolazione delle persone, la minore presenza sul territorio ha comportato un calo vertiginoso dei delitti commessi fuori di casa e purtroppo un aumento dei delitti commessi in casa. Salve, io sono Eros Mancuso, sono un ragazzo del servizio civile. La mia più che una domanda è un semplice piccolo intervento. Posso abbassare? Allora, io svolgo il servizio civile nell'associazione ERIS, una scuola di formazione. Ovviamente uno degli obiettivi del servizio civile è quello di promuovere la cultura della legalità e quindi ovviamente il contrasto alla mafia è un tema che ci interessa molto. Quello che ho notato comunque nella nostra esperienza è l'importanza di avere fiducia nelle istituzioni ed è una cosa che è difficile anche per noi. Immagino per ognuno di noi sia difficile avere sempre e comunque fiducia nelle istituzioni. E quindi semplicemente rivolgo un invito a tutti voi ragazzi, che è quello di partecipare a questa esperienza che noi stiamo facendo. Perché c'è veramente bisogno di portare fiducia appunto nei ragazzi magari più giovani come quelli con cui noi dell'associazione ERIS spesso entriamo a contatto, ma anche in tantissimi altri settori. Portiamo la fiducia nelle istituzioni, intanto dentro noi stessi, quindi crediamoci veramente, e poi portiamola anche a tutti gli altri, perché spesso si sentono discorsi non in ambienti complessi ma anche semplicemente tra di noi, no? Quando si parla si pensa, c'è un concorso pubblico e iniziamo a pensare ma chissà come funziona, chissà cosa c'è dietro. Ecco, ogni volta che facciamo questi discorsi noi stiamo cedendo all'idea che la legalità alla fine non sia una cosa seria e quindi stiamo dando spazio a queste organizzazioni, stiamo dando spazio a chi promuove il pensiero mafioso di entrare, di infiltrarsi. Quindi insomma, mi raccomando, cerchiamo di portare avanti questi principi. Insomma, se volete farlo, il servizio civile è un ottimo modo per fare questa, per portare avanti questi principi. Buongiorno a tutti, io volevo fare una domanda alla dottoressa Bifari, al dottore Agosta.
com'è cambiato, voi che siete così spesso nelle scuole, che siete così tanto a contatto con i nostri ragazzi, com'è cambiato l'atteggiamento e se è cambiato l'atteggiamento in questi anni nei confronti del fenomeno mafioso? Sentite che c'è ancora quello spirito, quella spinta forte che ha coinvolto la popolazione siciliana dopo le stragi di Via D'Amelio e le stragi di Capaci, o qualcosa si è affievolito nel sentire comune? Grazie cara professoressa per questa domanda. Uno degli interventi principali della nostra associazione, quel che io dico sempre, accanto alla presa in carico delle vittime, il contrasto della criminalità, è proprio quella della promozione di una cultura della legalità, che per noi è un pilastro portante di contrasto anche a quello che è il pensiero mafioso. Perché la mafia non si combatte soltanto dentro le aule di un tribunale o nell'impegno assiduo della magistratura, che è fondamentale. La mafia si combatte proprio ponendo quei semi di legalità tra le coscienze dei giovani. E allora per noi il confronto con le nuove generazioni è importantissimo, come è importantissimo fare memoria storica, cioè la conoscenza che i ragazzi possiedono sugli accadimenti è un modo per lavorare sulla formazione di una coscienza critica ed è un modo di operare una scelta consapevole, cioè noi conosciamo il fenomeno mafioso, lo conosciamo bene, lo conosciamo nelle sue espressioni, lo conosciamo storicamente e pertanto siamo in grado di contrastarlo. Ecco, la consapevolezza è la consapevolezza insieme alla conoscenza e alla coscienza critica sono tra quegli antidoti importanti e significativi e salienti che possono davvero contrastare la criminalità organizzata. Allora lavorare sulla coscienza dei giovani diventa un andare anche quello, uno scendere in battaglia. Quando le nuove generazioni si pongono delle riflessioni, no? E si chiedono anche cosa scegliere rispetto ad una proposta di lavoro, anche lo scegliere la meritocrazia rispetto alla filosofia, ad esempio, della raccomandazione. Anche in questo caso avremo vinto la mentalità mafiosa, la mentalità del privilegio, la mentalità dei sotterfugi. Allora, un buon sistema immunitario fatto di quei buoni e sani valori, ecco, questo sì che vince la mafia. E quindi per noi raggiungiamo dalle 6 alle 8 scuole l'anno, forse anche di più, e per noi questo contatto con i giovani, questo fare squadra con voi insegnanti, quindi con le istituzioni scolastiche, ecco, anche questo per noi è essere in prima linea tanto quanto costituirci parte civile all'interno di un processo mafioso, tanto quanto accogliere una vittima di mafia. Anche così si vince la mafia, proprio nel lavoro sui valori. E per noi è bellissimo ascoltare le domande di questi ragazzi, vedere il loro impegno in prima fila. È quello che ci lascia presagire che qualcosa davvero può cambiare. Grazie dottoressa, grazie al procuratore aggiunto, il dottor Francesco Puleio, e grazie per essere qui con noi come testimonianza al nostro caro ispettore Giuseppe Gossa, caro perché è da quando io sono in questa scuola che l'ho incontrato e sono 6 anni, in verità l'ho incontrato già prima in un altro liceo classico che dirigevo da Cireale. Concordo pienamente con quello che lei ha detto, che è una questione di coscienza, una questione di processo, una questione di percorso che non si può affrontare nelle aule di un tribunale, ma che va affrontato profondamente nelle aule di una scuola. E noi lo facciamo con tutti i nostri docenti, la nostra comunità scolastica è un tema che tratta costantemente. Domani avremo un altro incontro importante qui da noi, sarà presente l'avvocato Massimo Corradini, che sappiamo essere componente del Consiglio del Ministero della Giustizia,
e tratteremo ancora questo tema così importante di 30 anni dopo dalle stragi che abbiamo richiamato oggi. Io mi auguro che i nostri studenti oggi abbiano qualcosa in più che li aiuti a riflettere. Sono stati veramente molto esplicativi gli interventi e anche questa differenza tra tra la criminalità organizzata e la criminalità mafiosa è molto importante. E la città di Catania ultimamente comunque fa sentire ancora di nuovo di un ritorno di una microcriminalità, e questo ci deve far pensare, deve far pensare molto voi ragazzi, molto. Cioè l'istruzione è fondamentale. Io mi auguro che l'istruzione abbia ancora il suo valore nell'Italia di oggi. Dedicatevi allo studio, frequentate queste conferenze con attenzione e con impegno, non soltanto per essere qui presenti, ma quello che voi dovete portare dentro è la convinzione, la consapevolezza che tutto parte da ciascuno di voi e da ciascuno di noi. Non sono gli altri che potranno migliorare la nostra vita, la nostra società e la nostra quotidianità. Siamo ciascuno di noi. E non possiamo dire e girarci dall'altra parte, tanto ci sarà qualcun altro. Oggi ringraziamo loro perché hanno regalato questi momenti di riflessione in maniera proprio dedicata, e la scuola è il luogo importante, secondo me, dove si può crescere come cittadini consapevoli e che in grado di tutelare la nostra Costituzione. Grazie a voi. E grazie ai nostri tecnici che ci supportano in tutte queste attività.